Sì, ragazzi, spero che mi fidate. Mi è arrivato questo pacco dalla Grecia. Guardate che bello! Questi sono tutti francobolli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 francobolli. Oh mio Dio. Quanto cavolo? 2, 5, 10, 15, 16,50 € di francobolli. Guardate che belli! Vabbè, qua c'è il mio indirizzo. Iniziamo subito, guardate com'è grande, ad aprirlo. Cioè, per assurdo mi è arrivato prima quello della Grecia, che quello che in teoria doveva metterci più dentro di tutto, invece è il primo. Allora, busta. Busta è col pluriball. Impacchettati un'altra volta nel pluriball. Aspettate, cos'è che c'è qua? Ah, qua c'è la mia... Qui è la ricevuta. Qui altro pluriball. Cioè qua è impossibile che si siano rovinati. Ah, è vero che mi ero fatto fare il pacchetto regalo anche. È vero, guardate. Il pacchetto regalo, oh mio Dio. Ed è scritto a mano, è scritto a mano, ti auguro delle ottime letture, è scritto a mano. Oh mio Dio, questo assolutamente lo tengo. Ok, passiamo al pacco. La carta greekbooks.gr. GR, che GR? Sì, GR, Grecia, sì. Che GR? Cioè, GR, giusto? Oh mio Dio! Sono sconvolto. Ite talalogia tish lenish. Vivlio un Cinder, e Vivlio Vivlio mi Ena e Vivlio Dio. Oh mio Dio, allora sono editi dalla Ekdosis Pataki. Guardate che bello Cinder. Qua c'è scritto è in greco moderno. Sin, questa è una T. Però se vedete che l'hanno messo T perché mi sembra che con la D vuol dire qualcos'altro in greco. Cinder. Qua dietro c'è la scritta. Non c'è scritto il prezzo, comunque sono a 16,50. Mi erano in sconto, li ho pagati. Quant'è che li ho pagati? Beh, sono scritti anche abbastanza in grande. Guardate che bello. È stupendo, non so cosa ci capirò perché io non è... Cioè, fosse a sto livello di greco dopo neanche 3 mesi, sarebbe fantastico. Comunque. Guardiamolo un po' meglio però, come è dentro. Allora. 2012, ah, ma in questa versione del 2011. Vediamo. Stigiaglia Muslim Legions. Me peghissate si agapi apposita un po', no, boson se. Na cugesi se antestis selides. Scusate, il mio greco è un po' pessimo. Comunque, video. Che farai a frotta? Tutto strutturato così. Cos'è quella che c'è?
stupendo. Oh, è leggermente rovinato qua, ma tutto il tempo che ho aspettato. E vanno nella mia libreria delle bilingue. E questo è Scarlet. Scarlet. Beh, praticamente potete capire tutto. Questa è la S iniziale, K, la P è una R, questa è la L e è la T. Oddio, che bello. Anche questa la paga. Già che mi dico i prezzi, mi fa che c'è, sono imbesuito io. Allora, 15,30 euro, scusatemi, dov'è che c'è scritto? Qua, allora. Ah, oddio, devo andare a guardare il codice, 23. Vabbè, non lo so. Comunque, uno l'ha pagato 7,81 euro e l'altro 8,41. Mi sembra che questo 8,41. Ma pirla, non vi ho detto il numero di pagina. Allora, Cinder, questa versione ne conta 487. E invece Scarlet in questa edizione ne conta. Oddio! Oddio! Dai 12 anni in su, oddio, allora un po'. Cioè, un po' troppo in là per me, però vabbè. E questa ne conta 545. No, sono troppo, sono innamorato. Vabbè, sono leggermente rovinati. Ma si vede che erano rovinati dalla. Cioè, un po' la copertina è un po' qua di lato. Ma si vede che erano rovinati dalla libreria, perché avete visto come erano, cioè, imballati. La busta, la plastica che li conteneva. La carta che li copriva. Ah, questa qui era perché ho fatto regalo, e il regalo non mi ricordo se era a pagamento o gratuito. Se costava, costava 2 euro tipo. Ma mi sembra che era gratuito. Guardate che belli! Oh mio Dio, oh mio Dio! Sono troppo contenta, troppo. Vabbè, spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto. Adesso io mi ritaglio i francobolli, perché sono troppo belli, me li voglio tenere assolutamente. Ok, ciao. Ah, non è finito.